Situazione sempre più allarmante anche nel Sannio, che nella fase più acuta della pandemia era riuscito a contenere il contagio. Invece i numeri sono triplicati rispetto alla prima ondata e il virus continua a dilagare, non solo in città, dove proprio il sindaco Mastella, in auto-isolamento in via precauzionale, ha lanciato l'SOS. C'è indifferenza e assuefazione e questo ci costerà tanto. Gli ospedali anche da noi quasi al collasso, crescita esponenziale dei contagiati. La mia polizia locale decimata, non vogliono chiudere Napoli e Milano. I sindaci sono contrari, allora si decida di fare lockdown locale. E la situazione si fa sempre più critica, non solo in città, ma anche in alcune realtà della Valle Caudina. Crescita di casi a Moiano, Bucciano, ma soprattutto ad Airola, dove proprio il primo cittadino, Michele Napoletano, a fornire cifre ben al di sopra del dato inserito nel report del servizio epidemiologico dell'ASL di Benevento. Più di 60 contagiati al momento, troppi per non impensierire la fascia tricolore. Cari concittadini, siamo arrivati a quota ulteriore 60. 61-62 circa, e abbiamo un solo guarito. Non posso nascondere la mia preoccupazione. Allora, alla mia città, ai miei anziani, ai miei giovani, ai miei ragazzi, ecco, al cuore che plussa tutti i giorni da questa scrivania, chiedo veramente con un angolo appeso al cuore di bloccarci un attimo, di rispettare di più le regole. Avremo momenti diversi per divertirci, avremo momenti migliori per stare insieme, per abbracciarci, per baciarci, per uscire con le grandi manifestazioni che mi mancano in questi giorni. A me mi manca tutto, mi manca il sorriso, mi manca l'affetto di stringere a mia madre quando mi ritira a casa, quando viene mia figlia, la bambina, la piccola, che mi vuole abbracciare e io gli dico ti devi staccare. Anche io sono un essere umano come tutti quanti voi, ma ahimè devo usare questo carattere, questo modo per cercare di salvaguardare mia mamma, per cercare di salvaguardare mia figlia, e questo è quello che chiedo a tutti quanti voi.